come ti sei trovata con lo studio dell'arpa a Udine? Mi sono trovata molto bene, ho scelto il conservatorio di Udine perché ho scelto la professoressa Tassini e lei, la sua grande professionalità e comunque il suo grande nome mi ha portato a Udine. La scelta di andare all'estero non è di certo per mancanza di possibilità a Udine, ma semplicemente per conoscere altre situazioni, altri insegnanti, però con la professoressa Tassini e in tutto il conservatorio di Udine mi trovo molto bene. Ora sei andata a Vienna dopo il conseguimento del diploma. Ci puoi raccontare un po' com'è l'esperienza a Vienna? Allora, l'esperienza a Vienna è molto stimolante, studio all'interno di un'università molto grande in cui sto conoscendo tanti altri musicisti, tante altre arpiste, sto conoscendo un modo nuovo anche di fare musica insieme, perché in ogni contesto culturale legato alla città c'è un modo diverso. Sto apprendendo questa comunità di nuovi musicisti e con l'insegnante anche. Un'esperienza sempre nuova ogni lezione, quindi mi trovo molto bene, anche la città offre moltissimo. Se fosse il carattere di una persona, l'arpa, che carattere sarebbe? Ogni arpa ha la sua anima diversa. Posso dire che quella che ho suonato oggi ha un temperamento molto forte, si chiama Apollo non a caso. Tutte le arpe possiedono quest'anima dallo spettro molto ampio, quindi dalla forza alla delicatezza.